Come sensibilizzare i giovani studenti, come educarli e soprattutto informarli sui rischi legati alle dipendenze. L'oggetto di un seminario su dipendenze e salute mentale, dai contenuti di estrema attualità e dunque particolarmente interessanti, si è svolto questa mattina al Liceo Scientifico Galilei di Via Vespucci a Pescara, iniziativa alla quale collaborano ASL, Scuola, lo sportello regionale antiviolenze e dipendenze patologiche e l'Associazione di Consumatori ed Utenti Codici Abruzzo. Lo psichiatra Gianluca Di Lenge e il preside del Liceo Scientifico Galilei, Carlo Cappello. A proposito di dipendenze, notizia degli ultimi giorni, i giovani purtroppo bevono tantissimo. Ora il mondo della dipendenza è cambiato, cioè non abbiamo più il classico tossicodipendente. Adesso le sostanze vengono edulcorate, vengono fatte passare per sprint come se fossero una cosa buona dai mercanti naturalmente di morte. Noi proprio questo insegniamo ai ragazzi, che l'abuso anche di alcol, che viene usato come amplificatore, è dannoso per il loro cervello in formazione. Diciamo così, in sintesi, l'informazione è fondamentale per prevenire in questo caso. E questa è prevenzione. L'informazione, dobbiamo dare questa informazione, perché il cervello dei ragazzi è come una spugna, prende tutto. Preside Cappello, direi che l'importanza della scuola è fondamentale per quanto riguarda questi temi, queste tematiche. Assolutamente sì, è un'iniziativa che accogliamo con grande piacere perché fa parte delle nostre attività istituzionali. Sono ricettivi gli studenti del liceo? Sì, devo dire che c'è una bella risposta, la partecipazione alle attività progettuali, questa come altre, è notevole. Loro si fanno coinvolgere, partecipano attivamente e quando il ragazzo diventa parte attiva di un progetto il successo è garantito perché sperimentano nelle loro vite quelle che sono le tematiche importanti che facciamo loro toccare. Quindi diciamo così che hanno preso già consapevolezza e coscienza. È la parola giusta, la consapevolezza è l'elemento essenziale per far sì insomma che si possa diventare cittadini responsabili. Qualche dato prima di chiudere sulla situazione che si vive a Pescara, in provincia di Pescara? Pescara è una grande piazza di sostanze stupefacenti, vengono presentate come piacevoli, ma di fatto su un cervello di un ragazzo queste sostanze inducono addirittura delle sindromi psichiatriche, quindi bisogna fare estremamente attenzione e dare tutte queste informazioni.